Il Cantico dei Cantici, Polifonia di Tenerezza Sponsale. L'autore di questo libro, Edizioni Deoniane di Bologna, è Carlo Rocchetta. Carlo Rocchetta, benvenuto nel posto delle parole. Grazie, grazie. Benvenuto Carlo Rocchetta, leggo in quarta di copertina di questo libro, socio fondatore della Società Italiana per la Ricerca Teologica e dell'International Academy for Marital Spirituality di Bruxelles ed è docente all'Istituto Teologico di Assisi. Ha pubblicato per EDB diversi libri e l'ultimo dei quali per l'appunto è quello che noi questa puntata del Posto delle Parole, seppure nella brevità di questa conversazione, desideriamo attraversare questo libro con le sue circa 240 pagine, il Cantico dei Cantici, Polifonia di Tenerezza Sponsale. Io partirei proprio, Carlo Rocchetta, da questa parola, polifonia. Ecco, il Cantico dei Cantici è una polifonia, ma non solamente di due persone, di due amanti, ma è una polifonia che abbraccia tutti quanti. Sì, direi proprio che è una polifonia di tenerezza sponsale, perché ci sono tutta una serie di canti che accompagnano il cammino dei fidanzati verso il matrimonio, degli sposi, e sono canti diversificati fra di loro, ma c'è una linea continua, una logica di sviluppo abbastanza unitaria, e polifonia di tenerezza perché quello che anima il viaggio di questi due giovani è proprio la tenerezza, è l'amore, è la ricerca dell'uno dell'altro, insieme anche una ricerca inconscia dell'amore più grande, con la A maiuscola. È un cammino che gli sposi fanno, che i fidanzati fanno verso quell'amore totale che è l'amore infinito di Dio. L'amore infinito di Dio. Carlo Rocchetta, lei ha detto più volte la parola tenerezza e la parola amore. In che modo queste due parole sono necessarie una all'altra? Sì, l'amore è un po' il contesto che porta i due innamorati a scegliersi, a voler fare un percorso, a voler unire le loro vite. La tenerezza è il cuore di questo amore, è quel pathos, è quella sensibilità affettiva, è quella bellezza per cui i due si guardano, si ammirano, si lodano, si cercano continuamente, si perdono e si ritrovano. E l'affettività è questa parte, diciamo, proprio del cuore, dell'affettività profonda. L'affettività profonda che leggiamo e possiamo entrare nel respiro di questo amore attraverso le parole di questo Cantico dei Cantici, tra l'altro è un libro tra i più brevi della Bibbia, questo. Tra i più brevi, sì, sono appena 117 versetti per un totale di 1250 parole ebraiche, e quindi un libro breve ma ricchissimo di contenuti. Il professore Shekel, grande biblista, lo definiva come un manuale di amore e di affettività, e diceva che il lui e il lei del Cantico, senza un vero nome, rappresentano tutte le coppie della storia nella quale si ripete il miracolo dell'amore e della tenerezza. Penso che questo sia verissimo, cioè tutte le coppie rispecchiandosi in questa esemplarità bellissima dei due innamorati possono ritrovare anche il senso del proprio amore, della propria tenerezza, del proprio viaggio nuziale, insomma. In che modo, Carlo Rocchetta, il Cantico dei Cantici, che è una composizione dove non troviamo citata la parola Dio, in che modo diventa non solo spirituale, perché sarebbe già importante, ma è qualcosa che lega necessariamente a un respiro divino? Dunque, la parola Dio ritorna abbreviata, Yahweh, nel capitolo 8, versetto 6. Ma è vero che il paradosso del cantico è proprio questo di non nominare continuamente Dio, ma di vedere nell'amore stesso dei due innamorati Dio, e il desiderio di andare verso l'assoluto. Infatti, quando nel capitolo 8 si parla dell'amore, lo si descrive come un falò, un fuoco immenso che va verso Dio e viene da Dio, e quindi implicitamente in tutto il cammino degli innamorati c'è questo inconscio divino che accompagna il loro amore, è un amore tra lui e lei, ma dentro c'è un amore più grande. Infatti ci sono alcuni ritornelli, così dice: non destate l'amore, lasciatelo così com'è, c'è quasi una metafisica dell'amore nel profondo,
possiamo dire che il cantico rivela un Dio che parla il linguaggio degli innamorati. In quel linguaggio degli innamorati c'è Dio, anche se non viene direttamente detto se non a capitolo 8 nell'epilogo. Veniamo ora a parlare, Carlo Rocchetta, del tema della letteratura a proposito del Cantico dei Cantici. È il genere letterario che noi stiamo analizzando, un genere molto particolare, abbiamo già detto che è un inno all'amore, nello stesso tempo un inno a Dio. Ma in che genere letterario possiamo inserirlo, il Cantico? C'è una grande discussione su questo. Alcuni ci vedono il genere letterario, diciamo, drammatico, altri quello poetico. Io personalmente ci vedo piuttosto quello lirico-poetico, è una poesia, è un continuo cantare l'amore, ma in termini proprio lirici. E difatti il libro probabilmente è stato scritto dall'ultimo redattore verso il quarto, terzo secolo avanti Cristo, probabilmente nella corte del re, ed doveva essere un poeta molto dotato, anche se lui ha fatto una raccolta di altri canti precedenti, anche con influsso egiziano, sumerici, però ha fatto un lavoro di ricostruzione e ha composto questo libro che apparentemente sembra un libro disarmonico. In realtà c'è un'unità letteraria, c'è un filo conduttore, perché era un po' il poema che accompagnava sia coloro che si erano promessi sposi e poi coloro che celebravano le feste nuziali nel mondo ebraico, per cui voleva cantare con la bellezza di questo amore dei due che si erano incontrati, si desideravano e voleva arrivare al compimento di questo amore. E nel desiderio di queste due persone che si cercano e quindi si amano, sì, il Cantico dei Cantici non si ferma di fronte alla sessualità, di fronte all'erotismo, perché anche queste sono delle forme di tenerezza sponsale, sono forme di avvicinamento a Dio e quindi appartengono, anche queste, a un progetto voluto da Dio fin dal principio. Sì, difatti il contesto di fondo del Cantico sono i racconti della Genesi sulla creazione dell'uomo e della donna. Non vengono citati direttamente, implicitamente, ma il contesto, secondo molti studiosi, è quello. Sembra quasi che il Cantico non abbia ancora conosciuto il peccato originale, quindi si fermi ai primi due capitoli della Bibbia, quando tutto è bello, tutto è incantevole, tutto è straordinario. È un cantico in cui probabilmente si vuole riprodurre la coppia secondo il progetto originale di Dio, quella che poi dovrà essere ricreata una volta che avverrà l'alleanza nuziale Cristo-Chiesa. Io lo leggo in chiave tipologica, infatti alcuni lo leggono in chiave allegorica, in chiave letterale. Io leggo in chiave tipologica, che veramente è, come dire, il riferimento al tipo originario della coppia e alla coppia nuova che arriverà alla fine dei tempi. Quindi non è semplicemente allegoria, ma è tipologia. E certo, perché esaminare, leggere e pensare in forma allegorica il Canto dei Cantici è farle veramente un grande torto. Lei ha il Cantico dei Cantici sotto. Lei ha il Cantico dei Cantici sotto mano per far ascoltare l'inizio di questa straordinaria, sì, azione poetica che troviamo nella Bibbia. Sì, per esempio nel prologo c'è un po' come un'ouverture tutto quello che verrà enunciato dopo. Se vuole glielo leggo il prologo, sono appena tre versetti. No, ma non c'è problema. Ascolti, io le vorrei anche chiedere, Carlo Rocchetta, se lei avesse anche la versione che lei ha tradotto, cioè la versione del testo ebraico. Sì, io ho questa, sì, quindi, ho proprio il mio libro. Quindi sarebbe... Sì, ho fatto la versione che ho cercato di essere... Almeno mi sembra, non dico migliore perché è difficile, certo, sempre da dire, ma comunque mi sembrava poeticamente più corretta. Ma lei ha la possibilità di leggerlo in ebraico e poi in italiano? Adesso no, non c'è il testo. Allora scegliamo la versione italiana. Italiano. Prego, prego. Che egli mi baci con i baci della sua bocca. Sì, più inebrianti del vino sono le tue carezze, inebrianti per la loro fraganza e i tuoi profumi. Un profumo che si diffonde il tuo nome, per questo le ragazze ti amano. Trascinami dietro a te, corriamo, mi introduca il re nella sua stanza nuziale, esulteremo e faremo festa con te, ricorderemo le tue carezze più del vino. Ha ragione, tutti ti amano. Sono pochi versetti, ma sono straordinari. Anzitutto è lei che parla,
la sposa, o, diciamo sposo, fidanzato, perché nel linguaggio ebraico i termini non corrispondono alla sposa fidanzata con il nostro linguaggio, semmai dopo lo posso spiegare. È lei che parla e sogna, è una specie di sogno, sogna che arrivi il giorno in cui il fidanzato, lo sposo, la bacerà con i baci della sua bocca. Su questo c'è molte interpretazioni, alcuni traducono i baci con i baci della tua bocca, ma in ebraico c'è della sua bocca, quindi è un sogno che la ragazza ha di poter arrivare a questo momento stupendo in cui le due bocche si incontreranno. Tra l'altro in ebraico c'è anche un gioco lessicale quasi sonoro, per cui sembra quasi sentire questi baci che si incontrano. E poi l'immagine, più inebrianti del vino sono le tue carezze. Ai baci si uniscono le carezze sia verbali sia gestuali, il fatto che la ragazza si senta abbracciata, accolta, avvolta dalle braccia dello sposo. E poi inebrianti per la loro fragranza e i tuoi profumi, quindi entra qui l'altro tema del profumo, che sono temi questi che ritornano di continuo nel cantico, il discorso dei baci, delle carezze, dei profumi. Qui in ebraico i profumi sono visti nel momento in cui vengono sparsi sulla testa del giovane, e quindi il giovane è inebriato da questo profumo e la sposa identifica lo sposo con i profumi stessi. Un profumo che si diffonde al tuo nome, per questo le ragazze ti amano, quindi tutte le ragazze che corrono dietro perché sentono che c'è quasi un'ammirazione delle compagne, della futura sposa di fronte allo sposo. E poi c'è tutto un movimento, trascinami dietro a te, corriamo, è il corteo nuziale, è un correre verso la meta, verso il desiderio di incontrarsi anche intimamente. Difatti subito dopo introduca il re nella sua stanza nuziale. Qui il re, perché sposo e sposa nel Cantico dei Canti sono paragonati al re e alla regina. In un cantico sono pastore e pastorella, ma nel linguaggio ebraico corrispondono al re e alla regina. E quindi ecco, risulteremo, faremo festa con te, ricorderemo le tue carezze più del vino. Ha ragione, tutti ti amano, una conclusione inclusiva in cui si vede che tutti non possono non amare questo sposo. Naturalmente lo stesso, come si vede in altri passi, vale per la sposa. Qui è la sposa che tra l'altro è protagonista nel cantico. È molto interessante questo particolare in una cultura maschilista, patriarcale, in cui la donna aveva pochissimo diritto di parola, nel cantico è lei la protagonista, a cui risponde l'uomo, ma lei è quella che dirige, diciamo, la danza, è quella che ha in mano il colloquio, il dialogo. È molto interessante questo. Nel Cantico dei Cantici c'è una straordinaria fisicità di questi corpi che si Ah, cercano, si desiderano, ma la sì. cosa che è affascinante dal punto di vista anche di lettura in forma letteraria, ma ancora di più affascinante dal punto di vista spirituale, sono le carezze. Io credo che Sì. forse mai si sono raccontate così bene le carezze, ma le carezze non sono solamente quelle che si possono pensare, quelle fatte con le mani alla persona a cui si vuole bene. Qui la carezza è rappresentata anche dalla parola, dal suono stesso della parola. Quindi Sì. la parola è taumaturgica, la parola è qualche cosa che entra di diritto pienamente nella fusione anche fisica dei due corpi. Sì, difatti parlavo di carezze verbali, gestuali, anche simboliche, perché tutto diventa simbolo di carezze, perfino la natura partecipa alla affettività di questi due giovani. Sono carezze proprio nel senso etimologico, carezze di una carus, prezioso, ognuno vede l'altro prezioso per sé. È uno di questi aspetti fondamentali della coppia, attualissimo, perché ognuno è unico per l'altro. Lei dice, lo riconoscerete tra mille e mille, no? Perché tra tutte, lui è unico, e lui dice, tra le 300 ragazze, tra le 20, le ragazze lei è unica, si riconosce, quindi l'unicità, il fatto di sentirsi unici. E poi in effetti questo lodare, ci sono 3-4 cantici o lui o di lei che lodano la corporeità dell'altro, ma in maniera, come dire, trasparente. Non c'è niente di volgare, di pornografico.
venne descritto il corpo di lui e di lei, ma con termini poetici, per cui si vede tutta la bellezza che ognuno ammira nell'altro, veramente ognuno si sente prezioso, preziosissimo per l'altro, e c'è il desiderio proprio di arrivare a diventare una carne sola, come dice la Bibbia, anche se non si esprime direttamente, però c'è questo anelito quando arriverà il momento, quando saremo una cosa sola, quando potremo vivere questo incontro totale. Però a volte prima di arrivare a una sola carne si deve passare nel territorio dell'assenza, perché anche nel Cantico dei Cantici il territorio dell'assenza, della mancanza è molto importante, soprattutto, se ricordo bene, proprio nella notte che lei cerca lui. Ed è si sente l'ansia di questa ricerca, la paura di non trovare, cercare e non trovare. Sì, sono due notturni che caratterizzano il cantico in tre passi, e veramente lì si vede proprio l'amore che è più forte dell'assenza. Ci può essere un momento in cui lei ha perso lui, però lo ricerca in tutti i modi. E sfida la notte, passa probabilmente per una prostituta, perché le guardie che vegliano nella notte la prendono per una prostituta, anche per il modo in cui nella cultura ebraica andare di notte una donna col velo era confusa con queste persone, e lei con coraggio affronta tutto, scappa, corre. E c'è poi la gioia del ritrovamento, che è un momento bellissimo, è la notte della ricerca che sfocia poi nell'incontro. Posso leggere questo passo qui che è bellissimo. Prego. Sul mio giaciglio nella notte ho cercato l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade, per le piazze, cercherò l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le guardie di Londra e la città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Li avevo da poco oltrepassati quando ho trovato l'amore dell'anima mia. L'ho stretto forte a me. Non lo lascerò finché me lo avrò condotto in casa di mia madre, nella camera della mia genitrice. È molto bello questa ricerca. Questo è uno dei notturni, poi c'è un altro. Questa ricerca ansiosa, questa definizione dell'amato, l'amore dell'anima mia. È una definizione stupenda in cui la donna vede proprio che tutta la sua vita si trova nel suo amato, per poterlo ritrovare. Quando lo trova lo stringe a sé perché non lo perda più, lo conduce alla casa della madre. Cosa vuol dire? La casa della madre dove è stata generata lei, perché per lei incontrarsi con l'amato sarà come una nuova nascita, una rinascita. È bella anche nel cantico che ritorna a questo tema qui, che l'incontro con l'amato, con l'amata, è come rinascere di nuovo, una nuova vita, e ricominciare una nuova vita, e del resto questo è il senso anche delle nozze, no? È cominciare una vita, un'esistenza nuova, non più da soli ma insieme all'altro, paragonabile alla nascita iniziale, quando la madre ci ha messi al mondo. Carlo Rocchetta, autore di questo libro Il Cantico dei Cantici, la polifonia di Tenerezza Sponsale, EDB Edizioni, Edizioni Deoniane di Bologna. Il Cantico dei Cantici è un libro da leggere, ma qui il verbo leggere, come lei scrive, Carlo Rocchetta, al termine del suo libro dedicato al Cantico dei Cantici, il verbo leggere non significa, tenendo conto della radice ebraica di questa parola, non significa solamente proclamare, ma anche chiamare. Ecco, chiamare chi ascolta, esatto, al coinvolgimento. E il Cantico dei Cantici, che cos'è se non un coinvolgimento? Sì, difatti vorrei leggere questo bellissimo testo dei rabbini che paragonavano il Canto dei Canti alla Shekinah, e dicevano: quando Adamo peccò, la Shekinah, la dimora di Dio, salì al primo cielo, allontanandosi dalla terra e dagli uomini. Quando peccò Caino, salì al secondo cielo, con la generazione di Enoch salì al terzo, poi con quella di Lui al quarto, quella di Balene al quinto, con quella di Sodoma al sesto, con la schiavitù di Egitto al settimo, l'ultimo e più lontano degli uomini. Ma il giorno in cui il Cantico dei Cantici fu donato a Israele, la Shekinah ritornò sulla terra. È bella questa immagine, Dio, la dimora di Dio con il Cantico dei Cantici è tornato sulla terra. Tutta la salvezza è superata, per noi poi dal punto di vista
cristiano, la Shekinah è l'incarnazione, il mistero pasquale, quindi le nozze scatologiche di Cristo con la Chiesa. Penso che veramente chi legge questo libro può imparare a capire qual è il progetto di Dio sulle nozze, riscoprirlo, testimoniarlo in tutta la sua bellezza, in tutta la sua grandezza. C'è bisogno oggi di riscoprire questa bellezza. Tra l'altro è un particolare significativo che in una cultura divorzista e poligama come era quella del mondo ebraico, il libro vede invece le nozze come un fatto monogamico di fedeltà, come un fatto che implica la totalità, la definitività. E questo è molto indicativo anche per oggi, specialmente in una cultura in cui sembra che l'amore sia un amore qualsiasi. Infatti il cantico non parla di un amore libero, ma di un amore fra due persone che sono scelte, che vanno verso un progetto di vita comune, verso le nozze. E anche questo è, direi che è particolarmente significativo per l'oggi della Chiesa, degli sposi. Carlo Rocchetta, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Libro biblico? No, quale libro di lettura, così per piacere di lettura, che cosa sta leggendo? Ma sto leggendo un libro sulle carezze, perché sto pensando di fare qualcosa sul linguaggio delle carezze, come via di rinnovamento degli sposi, e quindi sto leggendo delle cose su questo, c'è cioè un trattato antropologico sulle carezze, puramente antropologico, però mi serve come base per un discorso teologico sulle carezze. Mi piacerebbe fare una specie di trattato teologico sulle carezze per gli sposi, perché credo sia questo il problema. Io lavoro con le coppie in difficoltà e vedo che stranamente gli sposi si dimenticano il linguaggio carezzevole, mentre da fidanzati sono ricchissimi di questo linguaggio, da sposi tutto si appiattisce, tutto diventa monotono. Io vorrei fare qualcosa di molto semplice ma incisivo, anche dal punto di vista della spiritualità nuziale, per gli sposi. Vediamo se ci riesco, se ho forza di lavorarci. Perché la carezza è anche la benedizione di Dio, come si esprime molto bene. Il Papa l'ha detto, il Papa l'ha detto, in ogni carezza c'è Dio, in ogni abbraccio c'è Dio, se è vera, se l'abbraccio è vero, se la carezza è vera, c'è Dio. Dio non è lontano dal linguaggio delle carezze, specialmente quello degli sposi, in cui c'è il sacramento delle nozze, gli sposi ogni volta che si abbracciano celebrano il sacramento delle nozze. Ogni volta che si amano, celebrano il loro sacramento, perché diventano una sola carne secondo il progetto di Dio, quindi si santificano. Io ho appena pubblicato, proprio le riuniamo, un libro, La mistica dell'intimità nuziale, in cui ho cercato di mostrare quello che dice Papa Francesco, che gli sposi, amandosi, crescono nella grazia, amandosi anche intimamente, certo secondo l'insegnamento della Chiesa, ma amandosi crescono nella grazia del sacramento. E questo è un po' anche l'ottica del cantico, Gli sposi sono accanto ad amarsi perché amandosi vanno verso Dio, e Dio è nel loro amore, e Dio riempie il loro amore. Questo per gli sposi poi con il sacramento delle nozze è particolarmente vero. Grazie del tempo che ci ha dedicato Carlo Rocchetta per il Cantico dei Cantici. A presto. Auguri, arrivederci.